Buongiorno a tutti. La situazione sia economica che geopolitica è stata molto intensa sulle ultime settimane. Dal punto di vista economico, vediamo che c'è una convergenza positiva in termini di crescita sia per l'America che per i paesi europei. E questa è la buona notizia di questo primo trimestre. Conosciamo le ragioni di questa mossa, l'andamento delle valute a favore dell'Europa, ma anche il fatto che i tassi siano così bassi che sono riusciti a impulsare una mossa sui crediti positiva per l'economia, ma anche il fatto che sia la politica monetaria che le politiche fiscali e budgetarie saranno o sono già molto più a favore della crescita rispetto a prima. Dunque, da un lato, un'economia mondiale che va meglio. Dall'altro lato, vediamo che la situazione geopolitica rimane abbastanza imprevedibile. Da un lato c'è l'Ucraina, dall'altro c'è la situazione nel Medio Oriente, più recentemente gli attacchi per quanto riguarda il Yemen. Tutto questo fa che la situazione, se si migliora dal punto di vista economico, rimane molto delicata per quanto riguarda la geopolitica, con la possibilità per i mercati di mettere un premio al rischio su alcuni mercati. Globalmente, l'altra notizia del mese corrente è stata l'implementazione della politica monetaria della BCE, che veramente è stata, come visto, molto bene recepita dalla parte degli investitori internazionali. Sui mercati finanziari abbiamo visto un mese di marzo molto favorevole. Da un lato la politica monetaria della BCE è stata veramente a favore di un proseguimento della discesa dei tassi. Adesso più o meno c'è quasi un quarto del mercato obbligazionario europeo che ha dei tassi o a zero o anche negativi. Dunque vediamo che adesso siamo a un livello mai visto in termini di tassi. Dunque il rally è stato proseguito. Nello stesso momento abbiamo avuto un atteggiamento della Federal Reserve che è stato nuovo, perché per la prima volta dall'inizio della crisi la Federal Reserve ha deciso adesso di lasciare il suo atteggiamento di status quo. E dunque è molto probabile che entro la fine di quest'anno la Federal Reserve alzerà i tassi. Non c'è fretta, e questo è il messaggio di Janet Yellen, la capa della banca centrale, ma chiaramente bisogna avere questo evento in mente per rimanere cauti sulla parte obbligazionaria. Per quanto riguarda la parte azionistica dei mercati, abbiamo avuto un primo trimestre straordinario in termini di performance. Questo è il riflesso della situazione economica che si sta migliorando, l'impatto positivo dei tassi che aiuta gli utili delle società, con dalla parte degli investitori istituzionali o anche del mondo retail, di considerare che l'asset class da privilegiare è adesso l'azionario. Questo spiega l'andamento dei mercati abbastanza favorevole dall'inizio di quest'anno. La nostra politica di investimento in questo quadro globale è positivo sull'economia, abbastanza imprevedibile sulla geopolitica, con un sostegno molto forte dalla parte delle politiche monetarie finora. Cosa significa? Significa che rimaniamo fedeli al nostro scenario di preferenza per l'azionario, e di cui l'azionario europeo, per i diversi motivi già evocati, in termini sia di crescita degli utili attesi che del miglioramento dell'economia. Nello stesso tempo, il proseguimento della salita del mercato azionario si farà probabilmente con molta più volatilità nei prossimi mesi, dovuto all'aspetto straordinario della performance registrata finora. Sulla componente obbligazionaria rimaniamo anche lì nello status quo, cioè il fatto che pensiamo che a questi livelli di tassi così bassissimi il profilo rischio-rendimento dell'obbligazionario non è molto attraente. Dunque non siamo pessimisti sui tassi,
ma nello stesso tempo non pensiamo che ci sia molto da guadagnare in termini di performance. Poi, in termini di valute, continuano anche lì a pensare che il dollaro dovrebbe riappressarsi nelle prossime settimane e mesi per diversi motivi, di cui la differenza di congiuntura economica fra gli Stati Uniti e l'Europa. Dunque, globalmente, un quadro che non ha cambiato per noi in termini di politica di investimento e che finora ha dato dei buoni risultati. Chiaramente, nelle prossime settimane, dovute alla situazione geopolitica, notevolmente imprevedibile, dovremo avere più volatilità sui mercati, dobbiamo tenere in conto questo fattore. Vi ringrazio per la vostra attenzione e a fra poco.